Ieri 11 giugno si è svolta l'assemblea congressuale a Roma di Federsanità. Questa assemblea ha portato all'elezione del nuovo presidente, che è Fabrizio D'Alba, che succede a Tiziana Fritelli, al quale va il mio ringraziamento personale, credo sicuramente di tutti i componenti di Federsanità, per quello che Tiziana Fritelli ha fatto fino ad oggi. Fabrizio D'Alba rappresenta la sintesi della grandissima discussione che c'è stata ieri in assemblea e che ha evidenziato ancora una volta di più quello che è il ruolo di Federsanità, un ruolo che si candida ad essere un ruolo trascinante, stimolante nei confronti anche della politica sanitaria della nostra nazione e che ha come elemento fondamentale di riferimento i sindaci, ANCI, perché i sindaci sono i rappresentanti dei nostri cittadini, quindi è chiaro che all'interno di un processo di necessario e fondamentale di programmazione del servizio sanitario regionale, perifericamente e nazionale, i sindaci devono svolgere un ruolo insieme alle aziende sanitarie e agli ospedali fondamentale nella programmazione sanitaria che dovrà essere ineludibile e anche essere svolta ed essere programmata ed essere implementata nel brevissimo. Il servizio sanitario nazionale è in difficoltà per carenza di risorse, per carenza di professioni, per carenza probabilmente anche di una chiarezza di intenti che invece Federsanità vuole riproporre nelle maniere più eclatanti, nelle maniere più chiare possibili. Cito alcuni esempi su tutti. La carenza di personale, la necessità di affrontare alle radici questo tipo di problematica, la problematica riguardante le aree interne, una problematica importantissima che Federsanità già con la presidenza Fritelli ha affrontato, ma che con la presidenza D'Alba sarà ulteriormente affrontata e possibilmente migliorata in maniera importante, proprio perché le aree interne rappresentano uno dei vulnus del nostro servizio sanitario nazionale, le problematiche inerenti anche alla gestione dei pronto soccorsi, dell'emergenza-urgenza, le problematiche del recepimento del personale all'interno delle nostre aziende. Fabrizio D'Alba, come dicevo prima, rappresenta la sintesi della discussione che c'è stata ieri, una discussione estremamente importante. E Fabrizio D'Alba rappresenta la garanzia che Federsanità possa continuare a rappresentare un eccezionale partner per i nostri comuni, per le nostre regioni e per la nostra sanità nazionale. La settima assemblea congressuale di Federsanità Nazionale ha visto l'elezione del nuovo presidente Fabrizio D'Alba, ma ha anche visto l'occasione per i delegati liguri, per la precisione 7, che hanno partecipato ai lavori, di assistere alla programmazione del grande evento che si terrà il prossimo 27 ottobre 2025 in occasione del 30° di fondazione di Federsanità. Questo appuntamento, insieme all'elezione del Presidente, ha visto quindi riuniti tutti i delegati nazionali delle varie regioni e ha visto quindi una testimonianza molto forte del lavorare assieme in Federsanità. È evidente che, e li ringraziamo per questo, che l'apporto che i nostri delegati per la precisione 7 hanno dato ai lavori è stato importante, così come l'elezione del nuovo Presidente. A questo proposito, il prossimo 15 luglio, quando come Federsanità Liguria ed ANCI Liguria organizzeremo l'evento a Genova al Palazzo Ducale Correggi lo Stile, Motore di Sport e Salute, avremo anche con noi, con molto piacere, il neo presidente nazionale e quindi potremo interloquire e ascoltare il suo programma di lavoro per il prossimo mandato.